Ceduto la Padula al Milan, il Pescara ha chiuso per Brian Cristante, che sarà il primo acquisto della nuova stagione in casa biancazzurra. Arriva in prestito dal Benfica il giocatore scuola Milan, è stato richiesto espressamente dal tecnico Massimo Oddo e già stamattina ha svolto le visite mediche prima di firmare il contratto con la società biancazzurra. In realtà quella di Cristante è la seconda operazione vera di mercato in entrata, perché anche la conferma di Valerio Verre, su cui l'Udinese non ha esercitato il controriscatto, rappresenta un investimento per il futuro, con il ragazzo che oltre al gol decisivo di Trapani ha fatto vedere che in A ci può stare e come. C'è ancora distanza invece tra Pescara e Anderlecht per Matias Suarez, lui l'accordo con il Delfino ce l'ha da giorni, ma l'offerta del club di Daniele Sebastiani, 1 milione, per il momento si scontra con la richiesta dei belgi fermi a 4. Insomma, c'è ancora da lavorare per limare la distanza, per portare in Abruzzo quello che dovrebbe rappresentare l'erede proprio di Gianluca Lapadula, ma Suarez è in scadenza e potrebbe scegliere la sua prossima destinazione. Caprari interessa ancora al Napoli, che però dovrebbe lasciarlo in Abruzzo. Coi partenopei ci sarebbe la possibilità di acquisire insieme e portare in Italia l'attaccante colombiano del Deportivo Cali, Harold Preciado, classe 1994, assistito da Riccardo Calleri. Il prezzo è di quelli importanti, 7 milioni di euro. In settimana invece potrebbe esserci un incontro per Albano Bizzarri, che rimane un obiettivo concreto per la porta del Pescara. Atalanta e Cagliari intanto fanno un pensierino a Michele Fornasier per rinforzare il reparto arretrato, ma bisognerà valutare quanta disponibilità ci sia in casa biancazzurra di privarsi di uno degli artefici della promozione.